Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere il secondo software, il secondo programmino per registrare video. Si chiama Screencast-O-Matic, quello a cui personalmente sono più affezionato, quello che uso più spesso. Screencast-O-Matic, come l'altro che vi ho fatto vedere, Loom, è un'applicazione via web. Eccola qua, questa è la home page. Ovviamente, siccome è in corso la registrazione, non posso farvi vedere come funziona. Quindi, come ho fatto per Loom, vi ho preparato una breve presentazione che vi fa vedere passo passo quello che succede. Questa è la home page che vi ho appena fatto vedere, ci torneremo alla fine per vedere i limiti e i vantaggi di questo account. Ovviamente c'è bisogno di un login, c'è bisogno, insomma, è gratuito, potete farlo liberamente, potete accedere anche con il vostro profilo Google o potete creare un account ex novo con un altro indirizzo di posta elettronica, tutto qua. Una volta che siete dentro, questo è quando siete entrati, c'è una versione beta che insomma, ben presto, forse credo diventerà ufficiale, ma insomma limitiamoci a quello che vediamo qua. Abbiamo tre opzioni: inizia a registrare, e inizia a registrare comporta che dovete scaricarvi un launcher, cioè un'interfaccia che vi consente poi di settare il video. Adesso ve la faccio vedere. Screencast-O-Matic offre un editor video molto semplice da utilizzare per chi volesse arricchire di immagini, di suoni, di commenti piuttosto che di sottotitoli, insomma, c'è una vasta gamma di cose che potete fare o potete scaricarlo direttamente sul vostro computer in modo che lo gestite direttamente da lì e non avete la necessità ogni volta di collegarvi via web. Basta poi scaricare il file esecutivo e installarlo all'interno del vostro computer. Quando lanciate la registrazione, vi appare questo. Tastino rosso inizia la registrazione e queste sono le preferenze. Potete registrare solo lo schermo, potete registrare solo la webcam, in questo caso ve lo faccio vedere, vi appare in mezzo, vi risparmio questo primo piano impietoso, oppure potete registrare entrambi, sia schermo che video. Quello che è interessante è qui sotto potete scegliere la durata massima del video. Attenzione che nella versione free potete fare video non più lunghi di 15 minuti, questa è una limitazione. Le dimensioni sono le dimensioni dello schermo, potete fare full screen come questo che vedete adesso, potete fare active window, quindi se state sul web per intenderci la barra degli strumenti inferiore e quella degli indirizzi superiore non viene registrata, oppure selezionare una o dimensione personalizzata e potete gestire con questa finestra tratteggiata, allargandola o riducendola alle dimensioni che volete. Narrazione rappresenta il microfono, qui era disabilitato il microfono, adesso invece sta registrando la voce e potete attivare anche l'audio del computer. Nel senso, insomma, mi vengono a mente molti youtuber che registrano partite dei videogame, l'audio del computer diventa importante. Che cosa succede quando cominciate la registrazione? Anche in questo caso parte un conto alla rovescia che vi dà il tempo di prepararvi qualche secondo prima di cominciare. La cosa che piace a me è il fatto che potete trasformare anche la registrazione in una lavagna interattiva, cliccando sul matitino qui in basso. Vi appare questa palette con delle possibilità, con delle, insomma, cose che potete fare, per esempio il tipo di tratto, potete disegnare a mano libera, linea retta, freccia, un riquadro, un ovale, potete evidenziare un testo, inserire un fumetto, casella di testo, già questo vi fa capire che potete fare un sacco di cose. Si può cambiare il colore della penna, si può cambiare lo spessore del tratto della penna e si può scegliere se far apparire o meno il cursore del mouse. Attenzione però, una limitazione è che questo lo potete fare su una finestra singola, perché nel momento in cui attivate questa opzione, il mouse smette di essere un mouse, ma diventa una penna per la lavagna luminosa, per cui magari potete evidenziare un'opera d'arte piuttosto che un pezzo meccanico, piuttosto che delle parti di un testo, però poi non potete cambiare diapositiva questo. Però questo è uno strumento che può tornare utile in tante occasioni. Questa finestra è la finestra di Screencast-O-Matic Offline, ve ne accorgete perché in alto Document Screencast-O-Matic è il posizionamento della mia cartella sull'hard disk dove vengono salvati tutti i video che faccio. Voglio introdurvi all'editor video. Se io clicco su uno di questi video, eccolo qui, mi dà la possibilità, quando ho finito di registrarlo, quello di salvare il video, di caricarlo direttamente sul
server di Screencast Automatic online oppure cliccare eliminarlo, evidentemente, oppure cliccare modifica. Qui in effetti c'è tutto il video. Quando clicco modifica, che cosa succede? Mi si apre la possibilità di modificarlo e quindi vedete che cosa succede qui? Posso tagliare, copiare, nascondere una parte di video, inserire un altro video, aggiungere una narrazione esterna registrata successivamente, effettuare una sovrimpressione di immagini, sfocare, accelerare una parte di video. Insomma, c'è una possibilità, perderci un po' di tempo, di fare un bel po' di cose. Quindi, insomma, è uno strumento che si può spingere anche al di là della mera registrazione del video. Esco dalla presentazione perché poi in effetti tutto sta in quello che andate a registrare. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Accedo un attimo con il mio profilo. Accedo un attimo con il mio profilo. Eccoci qui, sperando che non mi dia problemi. Stamattina sono tutti un po' agitati. Se vado in pricing, vi faccio vedere una cosa. In effetti, io ho questo My Plan, ho questo account. Io ho speso, rinnovato ieri tra l'altro, 15 euro all'anno, 15 dollari all'anno, sono meno di 12 euro più o meno, per avere la parte deluxe. Mi interessava per quale motivo? Mi interessava perché se scendo poco, un po' più giù, vi faccio vedere le opzioni che vi dà. Ovviamente avete tutte le opzioni con questo. Quello che mi interessava molto era questo, ovvero il fatto che non solo potessi registrare video più lunghi di 15 minuti, ma avessi la possibilità di scaricarli. Vi dice in effetti che per poterli caricare sul server e quindi averli a disposizione online non possono superare i 15 minuti neanche con questa opzione, però vi dà la possibilità di salvarli sul desktop, potete condividerli automaticamente in Google Drive, Dropbox e Vimeo e quindi voglio dire avete una possibilità di farlo tutto tramite qui. Io di tutte queste cose ne uso, di tutte queste opzioni e opportunità ne uso veramente pochissime, nel senso che mi limito a registrare i video ed è abbastanza comodo per questo. Mi interessa se non più di 15 minuti, capita di dover fare un video più lungo del solito, però insomma, ripeto, è uno strumento interessantissimo, esattamente come l'altro. Soprattutto sono strumenti di un'immediatezza e come si dice nel gergo user friendly, cioè vedete, fate start recording a meno della prima volta che scaricate il launcher, dopo registrate senza nessun problema. Benissimo, video finito, vi ringrazio dell'attenzione e un saluto a tutti.